Nome: Simone. Mattia. Cognome: Caro Tenuto. Faraoni. Soprannome: Simone Workout. Cos'è che non ce l'ho? Anno di nascita: 1995. 1991. Che lavoro fai? Faccio lo youtuber, lavoro su YouTube, ho un'azienda, un brand di abbigliamento, 120, e un team sportivo, una squadra sportiva che appunto è 120. Faccio il fighter e faccio anche l'insegnante. Che lavoro hai fatto in passato? Sempre questo. Ho lavorato al mercato e è tosta ragazzi, la mattina presto, fino a tardi è tosta. La prima cosa che fai al mattino? Scureggio, se vuol dire. Prendo il telefono, scrivo a Mattia che mi sono svegliato tardi e che sto in ritardo in allenamento e lui mi sbrocca. No, mi sveglio e porto, mi lavo i denti e porto il cane giù. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Sicuramente una persona sensibile, carismatica e simpatico. Solare, intraprendente e Dragon Ball. Il video più bello che avete fatto insieme? Questa è una domanda che particolare, mi mette in difficoltà perché ne abbiamo fatti tanti e vari. E sicuramente uno degli ultimi, che è il match appunto per il titolo italiano che ha vinto Mattia, e poi anche la serie sul condizionamento fisico, quindi sui miei allenamenti dove lui da coach mi allena e mi bastona. Guarda, ne abbiamo fatti tanti belli, sicuramente sono fresco di vittoria del match e quindi ti dico quello relativo alla serata in cui ha vinto il titolo d'Italia di box. È il più brutto? Il più brutto non ce ne stanno dei video nostri. Fammi domande strane e mi incazzo. È più brutto sempre quelli, quindi il condizionamento fisico, perché sia bello che brutto, perché è un massacro, un suicidio. Quello con più visualizzazioni? Forse è il primo. Mi sa che è il primo che abbiamo fatto, sì, il primo che è sfida un pugile fortissimo e gigante, il primo che abbiamo fatto. Tra di voi chi è il più bello? Io. Muscoloso? Io. Lui purtroppo un pochetto più grosso. Grasso? Sempre lui, nettamente, da sempre proprio. Fasi dell'anno io. Forte? Io. Dipende in cosa, perché nel pugilato, nella kick, ovvio che è più forte lui. Però coi pesi, regà, coi pesi gli rompo il culo. Disciplinato? Io. Direi entrambi, 50 e 50. Responsabile? Io. Anche lì 50 e 50, forse un pelino più lui, un po' più maturo forse. Creativo? Creativo io nettamente proprio. Vabbè nettamente. Dai, YouTube è lui. Altruista? 50 e 50. Come ti vesti di solito? In genere vado in giro nudo. Però alle volte mi vesto, ma semplice, casual, diciamo che vivo in tuta, dal momento che vado a fare lezioni private, poi mi alleno, giro per palestra, quindi sto sempre in tuta con un abbigliamento S120. Ma io in realtà mi vesto sempre in maniera varia, nel senso mi potete trovare una volta con la tuta, un po' la maglia larga, vale. E perché oggi hai deciso di vestirti al buio? Chi si veste meglio? Lui, si è sempre acchittato. La tua marca di abbigliamento preferita? Ice 120 ovviamente in primis, raga, manco lo so. Di Squared, Gucci per tante cose, Supreme, ce n'ho un po'. Allora, vabbè, sicuramente Ice 120, la SAP. Le tre cose che guardi di più in una donna? Innanzitutto guardo solo la mia donna io. Viso, i denti in generale, cioè viso è fondamentale. Il culo e la personalità, raga. Qua ho stupito a tutti, ma aspettava la personalità. Le tre cose che guardi di più in un uomo? Le tette, il culo e la patata. Ah, il culo. Chi ha i tatuaggi più belli? Io 10-0 proprio. Chi cucina meglio? Ah, che bella battaglia qua. Questa è una bella battaglia tra due pippe. Chi guadagna di più? Allora, guadagno di più io, però c'ho pure il doppio delle spese, quindi stiamo lì. Lui, quindi. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa faresti? Ma magari innanzitutto interrompo questa intervista, spacco la telecamera e te meno pure a te così a buffo. Sicuramente tanti soldi li investirei, tanti sistemerei appunto la famiglia, li darei anche in beneficenza, farei insomma tante cose, però e mi ci divertirei ovviamente, cavolo. E che farei? Subito un viaggio mega galattico, nave, che faccio pure un sacco di amici miei. Ti piace la musica? Moltissimo. Porca, vivo di musica. Che genere di musica ascolti? Ovviamente rock, blues, hard rock. Molto vario, passo dal reggaeton, rap, trap, rock, pop. Cioè io ascolto di tutto e di più, raga. Che genere musicale invece non ascolti? Il resto. Sai, forse musica classica, lirica, forse solo quelli, perché per il resto tutto. Hai mai fatto a botte? Sì. Vabbè, capitava, sì, da ragazzo capitava. Le hai mai prese in una rissa? Per fortunatamente no, su ring sì, ma in una rissa in generale no, anche perché ne ho fatte poche. Guarda, non è per far bello, le risse sono pericolose perché magari sei in tanti, non vedi partire i cazzotti, quindi qualche cazzotto mi è arrivato, però
ho preso le botte, no. Raccontaci una rissa che hai fatto. Ma qua stiamo a dare pure il cattivo esempio al pubblico, cioè non posso mettere a dico. Anche perché la maggior parte delle risse che ho fatto e che vengono fatte di solito sono per cose stupide. Quando vai in discoteca, in certi ambienti, in certe situazioni, trovi dei kamikaze che bevono. Allora pensano di fare gli eroi della serata e quindi ti trovi a dover educarli. Scegli tra Roma o Lazio? Roma. Box o kickboxing? Box. Ho dei colpi di gambe molto peculiari e particolari e ne vado molto fiero di questo mio aspetto caratteristico, capito? Che mi distingue rispetto magari al pugilato, quindi forse la kick. Calcio o pugno? Pugni. Calcio. Burro d'arachidi o Nutella? Burro d'arachidi. Pizza o sushi? Sushi. Qua mi insulterete tutti, però sushi. Carne o pesce? Seconda della fase dell'anno. Questo dipende dal periodo. Gelato o tiramisù? Gelato. Dolce o salato? Salato tutta la vita, sono salatista. iPhone o Android? Android tutta la vita. iPhone tutta la vita. Mora o bionda? Mora. Generalmente mora, quasi sempre, però comunque ci sono pure delle eccezioni. Mare o montagna? Mare d'estate, montagna d'inverno, regà. Mare. Donna o trans? Film o serie TV? Serie TV, se la serie TV è bella. Bella domanda, dipende pure questo dal periodo dell'anno. Sto periodo sto per i film. Serie TV preferita? Prison Break, Romanzo Criminale, Gomorra, Subura, queste qua un po' così. Romanzo Criminale, Power. Film preferito? Questa è una domanda troppo difficile, cioè ce ne stanno troppi. I Pirati dei Caraibi, porca miseria, ho visti penso 20 volte ogni film. Hai mai fatto uso di droghe? No. Sì. Hai mai fumato una canna? Sì, e voi direte, vabbè, che c'è? Non la considero proprio droga. Sì. Sei mai stato cacciato da un locale? Sì. Sì, mamma mia, lasciamo perdere. Sei mai scappato dal ristorante senza pagare il conto? No. Allora, è capitato, però se lo meritavano, veramente, perché io rispetto tutti i lavoratori, se lo meritavano proprio. Hai mai trovato i soldi a terra? Sì. Sì. Li hai restituiti? Soldi, a chi restituisco? No. Pure perché che restituisci? Di chi sono sti 50 euro? Sei razzista? No, assolutamente no. Quante persone ti hanno visto nudo? Calcolo, frequento di palestra da 20 anni, sempre fatto la doccia in palestra, ne pensate? Tantissime, vedi, ma più che altro perché, a parte vabbè donne in generale, ma poi quando ho giocato a calcio una vita, pugilato, quindi pure gli spogliatoi, donne, uomini, gatti, cani, tutti. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Mi gratto. Lo acciacco. Oh, taglia questa, scusa, scherzo. È la... torno indietro perché sono superstizioso. Cosa fai se Mattia Faraoni ti attraversa la strada? O acciacco. Qual è la capitale della Svizzera? Capitale della Svizzera... Oddio, ma perché queste domande? Aspetta, Zurigo, cazzo. Del Pakistan? Non lo so. E mo non me la ricordo, raga, perché sono stanco, io ho fatto tante cose. Dell'Olanda? Dell'Olanda è Amsterdam. Che so per di Amsterdam, ma non è Amsterdam. Ed è Rotterdam. Della Francia? Parigi. Quanto fa 112 meno 67? 45. Hai due ore di tempo, tranquillo. No, però così mi fa perdere il conto. 112 meno 67. 7 per 5? 42. 8 per 6? 52. 45. Bene, dopo queste vostre figuracce, adesso parliamo solo con Mattia. Pensi che Simone sia bravo nel suo lavoro su YouTube? Certo. Pensi che sia portato per il pugilato? È andato. Sì, sì. In un ipotetico futuro match, ti piacerebbe stare al suo angolo? Beh certo, ormai siamo amici, non è che lavoriamo soltanto insieme. Qual è stato il momento più bello che avete vissuto insieme? La vittoria del titolo italiano, professionisti, perché è quella più recente, quella più sentita. Parlando di te, invece, dopo la vittoria con Versace, hai già in mente i prossimi match? Guarda, sto in trattativa proprio questi giorni. Sto sentendo sia il manager di box sia il manager della kickboxing e entro l'anno parte e torno anche nella kick e quindi stiamo cercando di organizzare bene per poter far tutto. Bene, ora parliamo solo con Simone. Mattia è un coach severo? Sì, è severo, però mi sa prendere sempre nel modo giusto. Comunque mi conosce molto bene, quindi è un bravo coach. Pensi che Mattia sia più bravo come coach o come atleta? Questa è una domanda difficile, mi mette in crisi, perché come atleta lo sapete tutti è fortissimo, ma anche come coach non è da meno. Io direi veramente non è per qualcosa, ma 50 e 50. Cosa ne pensi della vittoria di Mattia contro Versace? È stata una vittoria emozionante per noi in generale, per tutto il team e per me in primis, raga. Vi racconto questo aneddoto: non ho mangiato per circa più di 30 ore per questo match, cioè stavo proprio fuori di testa perché ci tenevo, ecco. Torniamo ad entrambi. Piaciuta questa intervista? A me sì, so a lui. Peccato per la presenza sua e risposte sue, però per resto bene. Con chi ti piacerebbe fare la prossima? Non con lui. O con Persiano o con Nelly. No, famo una cosa, scrivete nei commenti chi volete come prossimo, ecco. Chiedi di iscriversi al canale, ma in maniera minacciosa. Ma perché? Ancora non vi sei iscritti al canale? Porco, ancora non vi sei iscritti al canale? Oh, raga, mi avete rotto il c***o.
cioè guardate i video e qua e là, basta basta un tasto, iscriviti, è pure gratis. Porca c***o, non so io. In maniera romantica? Amori miei, io cosa dirvi? Per me voi siete la mia vita e al mattino mi sveglio e penso a voi. Iscrivetevi al canale, vi amo. Oh, mi sono ginocchiato l'altro giorno al match, eh. Quindi ragazzi, siete stupendi, vi amo tanto, iscrivetevi al canale. In inglese? Oddio, ti prego, aiutarmi. Follow the YouTube channel. Subscribe on my YouTube channel. Non ci credo che lo seccato. Fai un saluto agli spettatori da casa. No! Allora, ciao a tutti, grazie per supportarci sempre, grazie per la visione di questo video, ci vediamo alla prossima. A grandissimo.